Riassunto 3. Come sai, per riassumere un testo devi innanzitutto leggerlo attentamente e comprenderne il significato. Dovrai poi svolgere le seguenti operazioni: individuare le informazioni principali, dividere il testo in sequenze e assegnare a ciascuna di esse un titolo, rintracciare nel testo le informazioni che rispondono alle 5 W, chi, che cosa, dove, quando, perché, trasformare i discorsi diretti in discorsi indiretti. Potrai inoltre ridurre il numero di parole, ricostruire la sequenza logica dei contenuti, procedere per sintesi progressive. Applichiamo ora le strategie apprese a un testo letterario. L'anno scorso mia moglie mi ha allungato un pacchetto avvolto in una carta colorata e un fiocchetto dorato, il mio regalo di Natale. All'inizio ho provato a scartare il pacchettino con delicatezza, ma non c'era modo che si aprisse. Solo dopo tanto tempo e molto innervosito ho strappato la carta. Mia moglie mi guardava curiosa e ansiosa perché aspettava di capire se mi piaceva. L'ho aperto, l'ho guardato e ho sfoderato un sorriso molto ampio e ho detto grazie. «Ti piace?» ha detto lei. «Moltissimo», ho detto io. Ma non ho capito cos'era. Identifica ora i personaggi: il narratore e la moglie. La struttura: il narratore si trova in una situazione a metà tra la curiosità e il disagio. Il finale riserva un effetto a sorpresa. Il tempo e il luogo: a Natale, in un luogo non precisato. Individua le sequenze dando loro un titolo: la consegna del regalo, il regalo viene scartato, una risposta obbligata. Ora hai tutti gli elementi per sintetizzare il brano. Ricorda di trasformare i verbi dalla seconda alla terza persona, mantenere l'ordine delle sequenze, eliminare aggettivi inutili, ripetizioni e commenti personali. Il narratore ha ricevuto un regalo dalla moglie per Natale. Scarta il pacchetto mentre la donna lo osserva in curiosa attesa. L'uomo la ringrazia, anche se non ha capito di cosa si tratti. Come fare invece nel caso di un testo divulgativo? Danni da smog in tutti gli organi del corpo. Tutti sanno che l'inquinamento atmosferico fa male, ma non fino a che punto, almeno finora. La risposta è da brividi. Nessun organo e nessuna cellula del nostro corpo può considerarsi al sicuro. Il quadro devastante arriva da un nuovo studio internazionale pubblicato sulla rivista Chest, secondo cui lo smog può provocare danni praticamente a ogni cellula del nostro corpo, dagli organi interni alla punta delle dita. La ricerca mostra che l'inquinamento atmosferico può essere responsabile di tutta una serie di disturbi, dalle malattie cardiache a quelle polmonari, dal diabete alla demenza, dai tumori alla fragilità delle ossa. Non solo, la tossicità dell'aria influenza negativamente anche la fertilità, lo sviluppo fetale e quello infantile. Lo studio si focalizza sui danni sistemici provocati dallo smog. Le polveri sottili passano attraverso i polmoni, vengono facilmente prelevate dalle cellule e trasportate dal flusso sanguigno, esponendo virtualmente tutte le cellule del corpo, spiegano i ricercatori del Forum delle Società Respiratorie Internazionali. L'inquinamento atmosferico è un'emergenza sanitaria pubblica, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, a cui è esposto il 90% della popolazione mondiale. Secondo stime recenti, l'inquinamento è responsabile di 8,8 morti premature all'anno, il doppio rispetto a stime precedenti. Presta attenzione al titolo. Riporta infatti l'informazione principale. Individua ora le risposte alle 5 W. Chi? Che cosa? Dove? Quando? Perché? Suddividi il testo in paragrafi e dà loro un titolo. La pericolosità dello smog per l'uomo è confermata. Perché lo smog è così pericoloso? Lo smog è un'emergenza sanitaria pubblica. Ora hai tutti gli elementi per sintetizzare il brano. Uno studio internazionale collega l'inquinamento dell'aria a numerose patologie, dalla demenza alle malattie cardiovascolari,
dall'infertilità al diabete. Le polveri sottili di cui lo smog è composto riescono infatti a entrare nel sistema sanguigno e di conseguenza a raggiungere ogni parte del corpo mettendolo in pericolo. Considerando inoltre che il 90% della popolazione mondiale vi è esposto, l'Organizzazione Mondiale della Sanità parla di emergenza sanitaria pubblica.